Signore e signori, qui Storia d'Italia, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo episodio della rubrica Storia della Marina. Quest'oggi parleremo delle corazzate classe Duilio. Ma prima di inoltrarci nell'argomento di oggi, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete i video nel nuovo stile che vi ho fatto vedere nel video in cui parlo dei sanfedisti. Se non l'avete visto, vi invito caldamente a vederlo. Oppure, se preferite il vecchio stile di video, cioè lo stile con cui sto realizzando questo qua. Quindi niente, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e io direi di non perdere altro tempo e di iniziare a parlare delle corazzate classe Duilio. Quando sul finire del 1910 la corazzata Dante Alighieri si trovava già in allestimento e le tre precedenti corazzate Cavour, Cesare e Leonardo da Vinci sugli scali di costruzione, si cominciava ad avere l'idea che comunque, essendo degli ottimi progetti, le future corazzate dovevano mantenere la stessa linea di queste tre corazzate, ma ovviamente con vari miglioramenti. Quindi, visto ciò, il Ministero della Marina incaricava il tenente generale del Genio Navale, Giuseppe Valsecchi, di effettuare uno studio che, partendo dal progetto delle tre unità precedenti, ne migliorasse le qualità senza mutarne le caratteristiche essenziali. Lo studio in questione era stato commissionato in vista del programma navale, che portava a sé i nuclei principali di navi da battaglia della Marina italiana. L'ingegner Valsecchi constata la bontà del progetto firmato dal defunto generale Masdea. E visto che le caratteristiche principali delle tre unità classe Cavour erano pienamente rispondenti alle necessità strategiche della Marina militare italiana, si limitò ad approntare al disegno delle suddette navi soltanto quelle modifiche dettate dall'esperienza degli ultimi 2 o 3 anni e dall'esempio fornito dalle similari costruzioni straniere. Mantenne praticamente invariate dimensioni e forme dello scafo, l'armamento principale, l'apparato motore e le caratteristiche delle sistemazioni accessorie di bordo. Modificò invece l'armamento secondario, lo spessore della corazzatura di batteria e delle traverse, le sovrastrutture e la posizione reciproca degli impianti da 305 mm, la posizione e la forma dei fumaioli e altri piccoli dettagli. Il progetto venne portato a termine in meno di 6 mesi ed integralmente approvato dai competenti organi del Ministero della Marina, tanto che, in data 2 settembre 1911, gli scafi di 2 unità del tipo migliorato potevano essere commissionati rispettivamente all'arsenale di La Spezia e al cantiere di Castellammare di Stabia. 2 mesi dopo, con decreto reale in data 6 novembre 1911, le due corazzate venivano iscritte nei quadri del naviglio militare, con i nomi di Duilio e Andrea Doria. Il varo delle 2 unità avvenne con festosa cerimonia alla presenza dei Reali d'Italia, rispettivamente per l'Andrea Doria il 30 marzo 1913 e per la Duilio il 24 aprile 1913. Pur essendo state inaugurate alla presenza dei Reali d'Italia nel 1913, dobbiamo aspettare fino al 1915 per la prima consegna alla Marina Militare. Infatti, la Duilio fu consegnata il 10 maggio 1915, mentre la Doria fu consegnata il 13 marzo 1916. Ma ora andiamo a parlare di alcuni dettagli più tecnici. Partiamo per esempio dall'armamento. L'armamento principale, come abbiamo già detto, era composto da 13 cannoni da 305-46 mm Vickers esterni, mentre l'armamento secondario era composto da 16 cannoni da 152-45 mm. Per completare l'armamento abbiamo bisogno dei pezzi minori. Abbiamo 19 cannoni da 76-50 mm modello A1909, poi abbiamo 13 cannoni da 76-50 mm modello A, 6 cannoni da 76-40 modello A1916-1917 e 2 mitragliere Vickers da 40-39 in funzione antiaerea. Per quanto riguarda invece l'armamento subacqueo, si avevano 2 tubi lanciasiluri subacquei laterali tipo Elswick 450-1906E e un tubo lanciasiluri subacqueo Poppiero tipo De Luca 450-1908D. Beh, in conclusione, le due corazzate, l'Andrea Doria e la Duilio, erano solamente una versione migliorata delle tre precedenti unità della classe Conti di Cavour. Su queste avevano il pregio di una migliore distribuzione e di una maggiore potenza di fuoco dell'artiglieria secondaria, ma rispetto alle unità similari in servizio nelle varie marine, presentavano lo stesso difetto principale delle tre unità suddette, e cioè una cintura corazzata di insufficiente spessore. Le 2 navi progettate durante la guerra italo-turca, impostate dopo qualche tempo e costruite come tutte le navi di quel periodo, con una certa lentezza, ahimè, alla loro entrata in servizio, si rilevarono non più navi all'avanguardia.
solide, ben costruite, stabili e di linea armoniosa, non avevano in complesso difetti apprezzabili. Durante la loro non breve carriera, prima dei grandi lavori di trasformazione, non furono sottoposte che a normali cicli di manutenzione. Non ebbero infatti che piccolissime modifiche, interessanti più che altro alcune apparecchiature o armi antiaeree. L'unica modifica di rilievo che venne effettuata dalla fine della Prima Guerra Mondiale al loro riammodernamento fu l'introduzione di un idrovolante da ricognizione M18, che fu sistemato in un castello con una catapulta per il lancio dell'idrovolante. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace più questo stile o il nuovo stile che ho usato nel video per i sanfedisti. E niente, vi ricordo di lasciare un like, magari se volete un nuovo episodio in cui parlo del riammodernamento di queste corazzate. E noi ci vediamo alla prossima, arrivederci.